Fermiamo la nostra attenzione sul Salmo 66, che può essere definito Dio opera la storia della salvezza. Non è più un salmo di lamento, è un salmo di ringraziamento. E a ben vedere questo salmo si divide in due parti. Da una parte un ringraziamento per l'opera di Dio compiuta nella storia per la salvezza, e la seconda parte, dal versetto 13 al versetto 30, una celebrazione nel Tempio per sciogliere un voto di ringraziamento a Dio. Dobbiamo entrare allora nella spiritualità di questo testo. Intanto, che cos'è la storia e il tempo nella teologia ebraica? A differenza della cultura greca, dove il tempo ha una dimensione ciclica di ritorno, nel mondo ebraico il tempo ha una dimensione progressiva che si apre con la creazione del mondo, quando Dio crea i giorni, i primi giorni della creazione, e succederà nell'incontro finale con Dio, quando tutto sarà trasformato. Questo tempo, che è il tempo voluto da Dio, creato per l'uomo, in cui il mondo e la creazione agiscono, è un tempo dove c'è il peccato e c'è anche la salvezza. Dio in questo tempo, in questa storia, opera la salvezza. Dio salva e compie meraviglie. Dio salva e realizza il suo progetto di amore, che è un progetto di bellezza. Quando osserviamo il cosmo, leggiamo i segni della storia, incontriamo le persone, facciamo l'esperienza dell'amore, dell'incontro con le famiglie, dei giovani, degli anziani, noi vediamo come il mondo è bello. E questa bellezza di Dio è cantata nella prima parte del Salmo 66. Sentiamo alcune parole importanti di questo canto di ringraziamento. Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribile sono le sue opere, per la grandezza della tua potenza ti lusingono i tuoi nemici, a te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome, venite, vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. E dunque la memoria dell'opera di Dio che segna la storia della fede della gente. Se ricordiamo, Anna, la mamma di Samuele, ha cantato l'opera di Dio. E nel Nuovo Testamento il Vangelo si apre col cantico della Vergine Maria, il Magnificat, la grammatica della salvezza cantata dai verbi del Magnificat. Potremmo un po' dire che questo salmo si apre come un Magnificat, come un canto dell'opera di Dio che realizza la salvezza nella storia. I versetti 10-12 recitano così: O Dio, tu ci hai messi alla prova, ci hai purificati come si purifica l'argento, ci hai fatto cadere in un agguato, hai stretto i nostri fianchi in una morsa, hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste, siamo passati per il fuoco e per l'acqua, ma poi ci hai fatto uscire verso l'abbondanza. È chiaro il riferimento è alla storia dell'Esodo, l'esperienza della sofferenza del popolo in Egitto, del dramma della solitudine, della ingiustizia, della schiavitù e della persecuzione, che Dio ha permesso perché il popolo potesse imparare da questa storia la sua opera, adesso diventa l'esperienza di un'uscita, di una liberazione. Ecco la prima parte del Salmo 66, che ci permette di leggere i segni della storia. Dio è il Salvatore, non ci sono altri salvatori. E questo Salvatore opera il suo progetto nella storia. La seconda parte del Salmo, dal versetto 13 al versetto 30, è una celebrazione in cui si scioglie un voto nel Tempio di Gerusalemme. Il protagonista comincia così, il versetto 13. Entrerò nella tua casa con olocausti. A te scioglierò i miei voti, pronunciati dalle mie labbra, promessi dalla mia bocca nel momento dell'angoscia. Ti offrirò grassi animali in olocausto, con il fumo odoroso di arieti ti immolerò tori e capri. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio e narrerò quanto per me ha fatto. Vanno notati i verbi,
i verbi con i quali l'orante non soltanto invita il popolo a lodare, a ringraziare Dio per le opere meravigliose che ha compiuto, ma i verbi con cui l'orante entra nel Tempio, scioglie un voto, offre un sacrificio e canta una benedizione. Benedire le opere di Dio. Diversi salmi di benedizione e di lode ci invitano a vivere questa consapevolezza che dove viviamo, che le relazioni che costruiamo, che le persone che incontriamo, che le esperienze che viviamo sono una benedizione, anche quando sembra che soffriamo, perché l'opera di Dio si compie, perché Egli benedice la storia e la sua benedizione continua attraverso le persone che incontriamo e dobbiamo saper leggere i segni della sua benedizione nella nostra vita. Ecco il messaggio del Salmo 66.